guidato questa città, o meglio, ha guidato verso un muro questa città finora, dai fatti di Mafia Capitale, perché è stato il referente politico del sistema Mondo di Mezzo. Avrebbe dovuto prenderne atto un anno fa, invece abbiamo avuto un altro anno di calvario, di mancati servizi, di sporcizia, di insicurezza, di una città che ci sta franando sotto i piedi, e oggi finalmente, anche se per una futilità, sta finalmente liberandosi Roma. Ma com'è possibile che non si è schierato con Mafia Capitale e ora si schiera per gli scontrini? È pazzesca sta cosa. No. Questo fa anche parte del sistema mediatico italiano, insomma, si dà molta meno importanza a essere referente politico di un sistema mafioso che governa la città e amministra la città, e si dà molta più importanza a uno scontrino che rappresenta in realtà una bugia, e quindi la disonestà intellettuale, anche non intellettuale, non solo intellettuale, di una persona. Renzi, secondo lei è stato, diciamo, prima ha fatto il finto tonto e adesso improvvisamente ha dato un mandato?